E adesso allora andiamo proprio a seguire Cristina Goshkova e Vitaly Butikov. Loro hanno ottenuto ieri nella short dance il punteggio di 48 e 77. Hanno un tango per loro. Questo era il tango presentato dai due atleti russi, Cristina Goshkova e Vitaly Butikov. Per loro questo è il primo Grand Prix della stagione. La passata stagione invece hanno partecipato alla Cup of Russia ottenendo una quarta posizione e poi furono sesti a Skate Canada. La tua sensazione, Fabrizio? La sensazione che ho guardando questi atleti durante il programma libero è un po' quella che abbiamo riscontrato ieri, cioè un programma che è comunque costruito particolarmente con dei passaggi articolati, difficili, delle
non poche rincorse per andare a prendere gli elementi. Il problema forse un po' è un'esecuzione meccanica della musica. Abbiamo notato anche ieri, quando c'era il discorso del latinoamericano, che loro non avevano fatto lezione con i ballerini perché avevano rappresentato il balli latinoamericano per il libro dell'anno scorso, invece sono quelli che hanno comunque entusiasmato di meno, sì, ieri. Sì, bravo. Ecco, adesso stiamo vedendo un sollevamento, questo molto bello, dove c'è il cambio di posizione di lei, lui è in posizione difficile in luna. Li ho visti, magari nella prima sequenza di passi, che era il cerchio, li ho visti un attimino, che proprio questo è un dettaglio che stiamo vedendo, magari un'esecuzione un po' sporca di alcuni elementi tecnici. Sicuramente il pannello tecnico, come ho detto anche ieri, sarà posizionato all'interno del Palazzo del Ghiaccio in una posizione perfetta e idonea per poter andare ad analizzare tutti gli elementi nel miglior modo possibile. Scelta particolare anche oggi, per i costumi, molto sgargianti, anche ieri quasi mi sono sembrati esagerati. Sì, sì, hanno questa particolarità nella scelta dei costumi, che potrebbe un po'... Ecco, forse guardiamo qua la posizione di lui dovrebbe essere più accucciato con la gamba, invece in questo modo sembrerebbe, dall'inquadratura, non perfetta per ottenere il livello desiderato in quel sollevamento. Sì, i costumi sono ricercati, forse sono un po' troppo, in base anche a quello che è lo stile che sta prendendo un po' piede adesso, sì, più canadese, più sobrio. Semplice e sobrio, infatti, certo. Dopo vedremo i campioni olimpici, Virtu Moir, che sicuramente sono... Ma anche Anna e Luca. Anche Anna e Luca hanno sono... due costumi meravigliosi. Bravissimo. Eleganti nella loro semplicità. Perfetto, sono semplici ed eleganti. Forse 69, era... scusami, e 71. Intanto diamo il punteggio per la free dance, con 34 e 71 il Technical Elements, 35 per la presentazione. Sicuramente hanno fatto meglio di Sara Hurtado e Adria Diaz.